pari e patta. Al Recchioni, Fermana e Bigorsen Gallia non vanno oltre lo 0-0. Risultato stretto ai canarini, a cui è mancata solo la capitalizzazione. Punto buono per Senigallia, che non si è leccata le ferite dopo il KO casalingo con il Chieti. Pronti via, la Fermana inizia imponendo il proprio ritmo, una costante per tutta la prima frazione di gioco. Senigallia pervenuta solo in alcune occasioni, la prima al sesto minuto. Gabbianelli si ritrova a campo libero, ma la falcata potenzialmente letale trova l'opposizione di D'Estasio. A seguire ottima azione manovrata tra Mancini, Beu e Idaro, bella quanto sterile. Ritmi alti per un primo tempo che si gioca quasi tutto nella metà campo dei senigalliesi, graziati da Ferretti, Casucci e Bianchimano con le polveri bagnate. Tutto diverso nel secondo tempo, con gli ospiti che provano ad alzare la testa e riescono a occupare la metà campo avversaria. Al 60esimo, paura proprio per Bianchimano, che dopo uno scontro di gioco è costretto a uscire in barella. Per lui, accertamenti alla testa in ospedale. La Vigor sostituisce anche il portiere, semplice scelta tecnica. Nel finale, la Fermana reclama un calcio di rigore per una trattenuta su Palumbo in piena area. Si continua, dice l'arbitro, ma solo per gli ultimi scambi di salve.